Buongiorno a tutti e benvenuti a questi 10 minuti dedicati alla cucina, peraltro oggi in modalità molto golosa perché andremo a preparare dei cioccolatini gusto un po' rocher, ok? Quindi dolcetto o scherzetto in previsione di Halloween. Allora, procediamo subito con darvi gli ingredienti. Allora, qui abbiamo 100 g di wafer alla nocciola che ho tritato. Poi da questa parte abbiamo della granella di noccioline, peraltro pralinata, sono 90 grammi. Ecco, normalmente utilizzo granella di nocciole normali. Oggi sono andata a fare la spesa, non l'ho trovate, ho preso questa granella qui e devo dire che ho fatto delle prove questa mattina e mi sono piaciute moltissimo. Quindi se avete occasione di trovare granella di nocciole pralinate, vi dà questo senso ancora più croccante, ok? Poi non possono mancare assolutamente le noccioline intere, che così troviamo la sorpresina dentro il cioccolatino, e poi ci metteremo 2 cucchiaiate di crema di nocciole. Allora, la ricetta è estremamente veloce e semplice, però veramente efficace. Tra l'altro dopo andremo anche a creare una sorta di pacchettino perché mi piaceva l'idea di creare un segnaposto. Poi faremo anche con della pasta di zucchero un piccolo simbolo rappresentativo e allora cominciamo subito, va bene? Prendiamo un cucchiaio e utilizziamo questo piatto dove c'ho appunto questo trito di wafer e vado a inserire una cucchiaiata abbondante di granella di nocciole, ok? Poi ci mettiamo 2 belle cucchiaiate di crema di nocciole, ok? Prendiamo subito un'altra e poi andiamo ad amalgamare questo composto. Allora, noi oggi prepariamo questi cioccolatini gusto, appunto, come dicevo, un po' rocher, però le alternative interessanti possono essere anche se andate, ad esempio, ad utilizzare dei wafer alla vaniglia, per esempio, e in pari dosi, ovviamente, andate a sostituire la crema di nocciole con della crema di pistacchio, per esempio. Ecco che allora potreste inserire il pistacchio all'interno. E poi come decorazione esterna si può anche lì, diciamo, utilizzare un po' la fantasia sui gusti e quindi granella di mandorle, granella appunto di pistacchio oppure della farina di cocco, va bene? Oppure anche ad esempio delle meringhette, quindi veramente si possono fare vari gusti. È bello anche portare a tavola volendo un assortimento, oppure se siete invitati a una cena portate un bel vassoietto di cioccolatini. Ecco qua, allora il composto l'abbiamo ben amalgamato, ok, adesso vi faccio vedere, ma comunque penso che lo percepiate. Aspettate che sposto un pochino il video, che magari non riuscite a vedere per intero. A questo punto, per realizzare le palline in maniera molto facile, è importante bagnarsi le mani. Quindi io qui ho una piccola ciotolina d'acqua, perché questo ci permette di poter lavorarle facilmente senza, diciamo, imbrattarci troppo. Allora, la dose che vi ho dato vi dovrebbero venire praticamente circa un 15 cioccolatini, quindi dipende un po' anche dalla dimensione che volete dare, ok? Adesso la passo nella granella di noccioline, ecco qua, e proprio in un attimo abbiamo preparato il nostro cioccolatino. Adesso mi prendo il pirottino, ecco qua, e che ve lo faccio vedere. Sarebbe già buono da mangiare, però lo lasciamo riposare un pochino in frigo, almeno un'oretta. Ve ne faccio vedere giusto un altro. Allora, dicevo, prendiamo appunto il composto, facciamo un po' una piccola pallina, un buchetto al centro, ci mettiamo la nocciolina, ecco qua, così, poi lo andiamo a chiudere e torniamo a ridare la forma. Quindi proprio in un attimo abbiamo fatto il nostro cioccolatino. Adesso lo passiamo nuovamente
nella granella ed ecco qua, cioccolatino fatto. Mi verrebbe già voglia di assaggiarlo, anche se si potrebbe, solo che è un pochino più morbido, se lo lasciamo riposare sicuramente e dopo è più rigido, la compostezza è più adatta. Ecco qua. Allora, mi sciacquo un attimino le mani e ci spostiamo dall'altra parte del banco di cucina, che così vi faccio vedere un po' che cosa, come volevo preparare questo segnaposto. Un attimino vi porto con me, facciamo il giro della cucina e spengo anche questa luce, se no vi diventa troppo forte. Ecco qua. Allora, adesso passiamo alla decorazione. Quindi, siccome avevo delle scatoline a casa, ho pensato di utilizzarle e ci vado a mettere all'interno il cioccolatino, ok? Quindi lo posiziono qua. Ecco qui, vado a chiudere la scatolina. Adesso, aspetta che mi pulisco ancora un attimino le mani, altrimenti sporchiamo tutto. Ho preso un piccolo nastrino, lo faccio nero perché poi andremo a fare una piccola decorazione in bianco e nero. Ecco, così mi faccio proprio dolcetto scherzetto. Perché del resto, insomma, anche noi grandi possiamo divertirci, vero o no? Anzi, peraltro aspetto le vostre foto di Halloween. Allora, ecco qua, facciamo il fiocchetto, il nostro pacchettino regalo è pronto. Adesso facciamo la piccola decorazione, proprio in maniera molto semplice e molto veloce. Vado ad utilizzare della pasta di zucchero bianca, io peraltro utilizzo la pasta già pronta all'uso e si trova ormai facilmente anche insomma in tanti supermercati. Allora, l'importante, ma non serve che ve lo dico perché so che voi siete bravissime e anche bravissimi, perché so che ci sono anche tanti uomini appassionati alla cucina. Ok, allora la scaldiamo un pochino, poi utilizzo un piccolo mattarello proprio perché la decorazione è piccola, di conseguenza non ci serve avere il mattarello proprio quello grande, però se non si ha si fa tranquillamente anche con quello, è solo per essere un pochino più agevolati. Allora, adesso ci facciamo proprio un elemento rappresentativo, facciamo un fantasmino. Ok, prendo un coppa pasta, va bene, e vado a tagliare un cerchio, ecco qua. Adesso cosa facciamo? Lo prendiamo in mano, ok? Ci infiliamo le dita sotto e cerchiamo di dargli una piccola forma fantasmino. Vado meglio se me lo appoggio sul piano di lavoro, poi ve lo faccio vedere più da vicino. Allora, praticamente andiamo un pochino a chiuderlo sulla base, cercando di lasciare abbastanza piatta la parte frontale. Ecco qua. Adesso magari ve lo faccio vedere. Il fantasmino è pronto. Adesso ci resta che fargli gli occhietti. Allora, solo un attimino, vi porto con me perché vedete, il bello di questi video è proprio questo, che ci si dimentica qualche pezzo per strada. Allora, prendo un attimo un po' di pasta di zucchero nera. Ecco qua, facciamo anche il giro. Eccoci qua. Allora, occhietti. Due semplici palline nere, quindi prendiamo nuovamente la pasta, eccola qua, e la ammorbidiamo, prendiamo un pezzettino, ok? Facciamo due palline piccoline per fare i due occhietti. Poi andiamo ad appiccicarceli aggiungendo un goccino d'acqua che ci permetterà di attaccarle bene, fargli l'espressione. E poi facciamo anche la boccuccia, magari gli diamo una forma un po' tipo ad urlo, perché ovviamente anche il tipo di forma che diamo al sorriso di un elemento, in questo caso questa sorta di top cake, ci dà più o meno l'indicazione dell'espressione
che vuole avere, ok? Allora adesso vado ad appiccicarci i due occhietti, uno qui e uno qui, e dopo ve lo faccio vedere più da vicino. Scusate, purtroppo sono sola a fare il video e quindi non riesco bene a gestire il tutto. Adesso facciamo la boccuccia. Comunque, per gli occhietti due palline semplici, la boccuccia invece che fare una pallina facciamo un ovale, poi con l'attrezzino gli diamo una piccola battuta al centro, ok? Ecco qua, adesso ve lo faccio vedere. Ecco così, vedete? Gli si dà una piccola battuta al centro, che così ci dà l'espressione. Lo modelliamo ancora un attimo con le dita, scusate che ve lo faccio vedere da questa parte, così, eccolo qua. E così andiamo a posizionarci la boccuccia e il nostro fantasmino è pronto. Adesso ve lo faccio vedere, eccolo qua. Il fantasmino è pronto. Allora adesso, quando abbiamo preparato questi top cake, si chiamano, li lasciamo riposare in modo che si seccano un pochino, perché sì, è pasta di zucchero, però sono più che altro degli elementi decorativi. Allora io riprendo il mio piccolo pacchettino regalo, vedete, e poi vado a posizionarcelo qui sopra. E così ho creato il mio segnaposto a tavola, va bene? Poi ne ho fatti qualcun altro, giusto per farvi vedere se vi viene voglia così di provare. Questo qui gli ho messo la piccola zucca e ovviamente non poteva mancare il cappellino da strega. Quindi ho messo proprio i tre elementi, diciamo, più rappresentativi di questa festa. Allora io vi ringrazio come sempre per l'attenzione, grazie mille e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti!